da Scaglioni stiamo cercando di completare una preparazione e con alcuni siamo ai primi giorni, con gli altri siamo a una fine preparazione, però senza mai giocare un'amichevole, non abbiamo fatto nessuna amichevole e questo la dice lunga sul ritardo che abbiamo rispetto alle altre. A passi lenti verso la nuova stagione, la Fidelisandria prosegue la sua corsa contro il tempo, dettata dal ripescaggio tardivo in Serie C e da una squadra con tanti volti nuovi da accogliere. La prossima casella colmata sarà quella del portiere, vicina alla firma di Filippo Vandelli, estremo difensore classe 2000, ex Muravera. Col direttore stiamo condividendo e grazie alla società poi stiamo raggiungendo quegli obiettivi che ci siamo preposti di qui a 20 giorni, 25 giorni a ritroso, perché è già da parecchio che si lavora, però non potevamo affondare il colpo perché non c'avevamo l'ufficialità. Ognuno fa il suo ruolo, io ho un ruolo da campo, il direttore sta lavorando alla grande per poter portare a casa quegli elementi dove noi abbiamo ragionato, perché credo che in questo momento non possiamo sbagliare nulla, o meno, sulla carta non si può sbagliare niente. Con gli arrivi di Favetta, Bubas, Di Piazza e Spano, l'attacco è il reparto che incuriosisce maggiormente e stuzzica anche mister Panarelli. A bocce ferme sono tutti, è un attacco interessante, poi dobbiamo vedere in campo e nella pratica. Abbiamo fiducia molto in questi ragazzi, li abbiamo voluti fortemente, abbiamo dato una possibilità ai ragazzi che siamo convinti che in questa categoria possono fare bene. Fontana benvenga, La Cassia, Venturini, Dipinto Bolognese, Pelliccia e Carullo. Otto nomi, otto conferme a comporre lo zoccolo duro ereditato dalla scorsa stagione. Chi arriva nel gruppo lo fa in punta di piedi. Chi già c'era è chiamato a permettere ai nuovi arrivati di integrarsi quanto prima. Crediamo che questi giocatori possono anche dare il loro contributo in una serie superiore. L'anno scorso lo hanno dimostrato in un campionato difficile come quello del Girone H. Abbiamo avuto delle soddisfazioni per quanto concerne il reparto, dove siamo stati la miglior difesa dell'anno scorso. Però abbiamo fatto una scelta condivisa. Vendere cara la pelle sarà il motto della Fidelis 2021-22 nella stagione dell'esordio tra i propertanti, Panarelli incluso. Si parte sabato alle 21 al San Nicola da Bari per un derby valido per il turno eliminatorio di Coppa Italia che l'Andria affronterà dopo una pre-season anomala, breve e senza amichevoli giocate. Adesso andiamo a affrontare questa gara ufficiale cercando di mettere in pratica quei pochi giorni di lavoro che abbiamo fatto e cercando di onorare al massimo l'impegno, indipendentemente dal risultato.